comune abbiamo ovviamente fatto presente alla società che ormai da una settimana, dal momento in cui è arrivata la bella notizia per cui tutta la città ha gioito del superamento dei playoff, il possibile ripescaggio, ci siamo messi al lavoro con gli uffici del comune per fare una ricognizione ovviamente dell'impianto sportivo, dello stadio. Abbiamo ovviamente aperto un confronto anche con la questura per l'aspetto sicurezza dell'impianto. Ieri c'è stato un sopralluogo e in questi ultimi due giorni si sono susseguiti una serie di sopralluoghi tecnici per vedere gli interventi necessari. Dobbiamo dire che con queste prime valutazioni che sono state fatte, gli interventi necessari per rispondere ai requisiti che vengono richiesti sono interventi minimi e che il Comune, lo ha ribadito e lo ribadisce anche pubblicamente, è intenzionato a fare direttamente. Cioè l'amministrazione comunale, a fronte di una richiesta formale da parte della città di Varese rispetto alla volontà di iscriversi al campionato di Serie C, assumerà una delibera di giunta con cui dà mandato e indirizzo agli uffici di procedere rispetto all'esecuzione di quegli interventi. Fermo il fatto che, come ho detto prima, già ormai da un po' di giorni sono in corso queste attività di verifica e soprattutto di accertamenti da parte degli uffici rispetto agli interventi necessari. Detto questo, l'auspicio e l'impegno in questa delibera che assumerà la Giunta è quella di sostenere la candidatura della città di Varese rispetto al ripescaggio su cui, appunto, come dicevo, la città è particolarmente fiduciosa. E quindi insomma, ci siamo confrontati con la società e mi sembra che gli intendimenti corrispondano e auspichiamo di ricevere appunto il più velocemente possibile questa comunicazione formale in modo tale che la giunta possa assumere una delibera come nei termini che dicevo prima. Perché è importante la delibera di giunta? La delibera di giunta è importante per due aspetti. Uno, per evidenziare la volontà della città rispetto a un eventuale ripescaggio. E il secondo aspetto, visto che saranno necessari degli interventi sullo stadio, è giusto che l'organo di governo della città si esprima rispetto a questa volontà e quindi auspichiamo veramente che tra qualche settimana si possa tutti quanti giungere. Direi precisa del risultato dell'incontro di oggi. Ci sono da fare, dal mio punto di vista, un paio di specifiche. Una riguarda le tempistiche, nel senso che ci rendiamo tutti conto che sia necessario passare dalla Lega Nazionale Professionisti Serie C per capire se il termine del 19 luglio è, come pare da una lettura testuale del regolamento, un termine necessario e ultimo per fare un sopralluogo che certifica l'avvenuta conclusione di tutti i lavori di adeguamento per poter fare la Lega di Serie C, certificazione che dobbiamo allegare nella richiesta di licenza nazionale di Serie C, che è uno dei presupposti per la richiesta di ripescaggio. È chiaro che questo è essenziale, cioè se con la delibera di cui parlava il sindaco noi riusciamo comunque ad avere quella certificazione, benissimo. Se invece richiedono di dover fare un sopralluogo a ultimazione lavori, bisognerà ritrovarci e capire se questi lavori si possono fare entro quel termine, che è appunto, ripeto, ma lo sapete, il 19 luglio. L'altro aspetto riguarda la volontà di essere ripescati, di fare il campionato di Serie C da parte del città di Varese, come credo voi sappiate, è sempre stata evidente.
è altrettanto evidente che non dipende tutto dalla nostra volontà, nel senso che dipende appunto dalla possibilità di chiudere questa fase strutturale, dalle opportunità sportive che poi escono, perché noi stiamo facendo in parte i conti senza l'oste, cioè se la Lega Nazionale Serie C decide che quest'anno non ripesca società di Serie D, è ovvio che non possiamo essere ripescati, e noi questo non possiamo garantirlo, perché io non lo so, diciamo che sono nella situazione di poter ritenere che è molto probabile che uno spazio ci sia. Si è anche parlato di una terza squadra dell'Atalanta, forse, che potrebbe compigliare i numeri. Pare che non sarà questa stagione la quale... Cioè, ci sono tutta una serie di cose che non dipendono da me. Per quel che dipende da me, noi andremo a formalizzare questa volontà all'amministrazione comunale, perché ne ha necessità per fare questo atto amministrativo. Credo che comunque si sapesse. Si è parlato di una possibile garanzia da parte nostra sui lavori da fare per adeguare alla C lo stadio, se poi noi non riuscissimo a iscriverci. Questo può essere in tutta sincerità un problema, nel senso che noi per iscriverci abbiamo tutta una serie di impedimenti economici, non, in questo momento non sono in grado di dire se siamo nella possibilità anche solo teorica di farlo, perché è chiaro che, come potete ben capire, la quantificazione dei lavori non è ancora determinata in modo preciso. Quando verrà determinata capiremo l'entità di questa ipotetica garanzia, che si diceva per rendere più facile potrebbe anche essere l'accantonamento di una somma, ma accantonare una somma vuol dire metterci dei soldi a garantire un lavoro che viene fatto nell'ottica del pescaggio in Serie C, che chiaramente non vuol dire coprire i costi, nel senso che poi quella somma verrebbe, al momento in cui veniamo iscritti alla Serie C, diciamo svincolata o restituita, a seconda di come possiamo gestirla, ma questo è un problema perché il ripescaggio in Serie C, approfitto oggi perché secondo me c'è stato un passaggio che non è stato fino in fondo capito, anche per colpa mia, perché non l'ho mai chiarito fino in fondo, e ve lo chiarisco, ma c'è scritto nel comunicato ufficiale, quindi lo potete leggere. Quello che noi dobbiamo dare dal punto di vista economico per il ripescaggio di Serie C sono 300.000 euro fondo perduto, e questo l'abbiamo capito, 350.000 euro per l'iscrizione al campionato di Serie C, ma c'è un'altra fiduzione da 300.000 euro per il ripescaggio, cioè sono due fiduzioni. Questo totale è sempre stato ricostruito in modo parziale, quindi ve lo dico chiaro, perché è chiaro che noi su quello dobbiamo riportarci, quindi sono 350, 300 e 300 a fondo perduto e 120 di iscrizione di prima affiliazione alla Serie C, che però queste sono spalmabili in 10 mesi, quindi diciamo 12.000, 350, 300, 300, 1 milione. 150. È chiaro che è un impegno importante, ma che è stato ampiamente valutato, e che dal punto di vista della crescita sportiva, del progetto sportivo della città di Varese, deve esserci questa disponibilità, e infatti c'è. Bisogna capire se sommare anche una parte di costo, anche solo di garanzia, anche non enorme, può essere complicato. Può essere complicato anche dal punto di vista bancario, nel senso che io 100.000 euro in più sul conto non ce li ho. Avere una garanzia. No, non abbiamo ancora parlato di cifre. No, 100.000, si è parlato. 20, allora, se sono 5.000 euro, ce li ho. Se sono di più, vediamo quanto sono. Ecco, nel momento in cui vediamo quanto sono, dobbiamo capire come fare. È chiaro che comunque il dialogo l'abbiamo aperto. La prima cosa che faccio io oggi pomeriggio, più tardi domani mattina, perché non so se trovo più qualcuno a Roma, è quella che ho detto all'inizio. Capire se il 19 luglio basta un impegno, un inizio lavori, o se serve un fine lavori, perché questo è importante per